ed è già la seconda. Ciao. Ciao. Giorni felici. Dalia Cozzolino accanto a me e alla sua sinistra, Andrea Cappadona, compagnia Ragli. Sì, manca però, e diciamolo subito, e salutiamolo, Rosario Mastrota, che è l'autore dei testi. Manca Rosario Mastrota, che è in viaggio. Che è in viaggio. Che quindi, vi saluta. Che vi saluta. E noi salutiamo lui. Dai. Ok. Noi ci siamo conosciuti 20 minuti fa, e questo per me è divertente, perché delle volte, sai, lo fai il video con quelli che conosci da anni, c'è un sacco di non detto, invece qui ci diciamo tutto. Esatto. Ovvero che quello di cui noi vogliamo parlare... Cioè, io voglio parlare perché ho ricevuto materiali. Io voglio chiedervi. Ok. Ha a che fare con La Bastarda. Sì. Uno spettacolo. Sì. La Bastarda in questo caso è lei. Sì. Uno spettacolo che chiude una quadrilogia, un progetto che magari prima, se mi spiegate brevemente, spiegate agli certo. youtuber il progetto, poi ci focalizziamo sulla Bastarda. Chi parla? Parlo io. Vai. Allora, sì, noi ci occupiamo, ci stiamo occupando perlomeno in questi ultimi anni di un tema che appunto è quello della smitizzazione dell'andrangheta. Smitizzare vuol dire anche, diciamo, guardare questi temi, che sono dei temi molto pesanti, in una maniera un po' più leggera, cioè cercare di raccontare delle storie al pubblico e raccontarle in una maniera leggera. E cercare di andare contro tendenza con quello che oggi i media ci fanno vedere, no? Quindi abbiamo gli eroi, i cattivi diventano quasi quelli che vengono emulati, guardiamo i casi di Gomorra, per dire, no? Allora siamo abituati a vedere che l'eroe cattivo ha qualcosa anche di figo, okay. Noi la smitizziamo, anche trovando una chiave però anche ironica, parlando di temi chiaramente complessi, quello di cui... infatti, La Bastarda, faccio proprio io un lancio, parla di Lea Garofalo, sì. Personaggio conosciuto, anche perché mi sembra che abbiamo fatto una fiction, può darsi? Sì, abbiamo fatto sognato. Una fiction da un po' di tempo, sì. Però noi non parliamo di questo, ma parliamo del vostro approccio a questa storia. Io sono anche curioso di capire poi se c'è un punto di partenza, un testo, un libro... Sì. Come chiaramente Rosario non c'è, ma anche per voi penso, immagino, sappiate benissimo come nasce un po' l'idea. Allora, Rosario sì, infatti, ha scritto il testo, e se appunto gli spettacoli precedenti sono degli spettacoli di fiction, okay. Cioè, sono delle storie inventate. Completamente. Quest'ultimo, invece, La Bastarda, appunto, si ispira alla vita di Lea Garofalo, che, lo ricordiamo, è stata una testimone di giustizia uccisa dal suo compagno Carlo Cosco. Pochissimi anni fa, tra l'altro. Sì, nel 2009. Nel 2009. Era una donna calabrese, una donna molto giovane. E calabresi due dei tre componenti. Calabresi della due compagnia dei tre Ragli, componenti, giusto dirlo. Esatto. E lei, in quanto madre, ha cominciato a ribellarsi al sistema dranghettista. Le fonti ci sono, Rosario ha scritto questo testo prima di tutto documentandosi attraverso il libro di questo giornalista che adesso è nostro amico e molto spesso ci segue, ci supporta, ci accompagna. Come si chiama lui? Lui si chiama Paolo De Chiara. Ok, salutiamolo. Ciao Paolo. E il libro si chiama Il coraggio di dire no, è un libro straordinario, un libro molto bello. E niente, da lì appunto Rosario ha scritto il testo, e Rosario appunto si occupa sempre di scrivere, poi arriviamo noi in una seconda fase perché mettiamo in scena il testo e quindi in qualche modo comunque dallo scritto cerchiamo di operare qualcosa, una successiva che... scrittura poi esatto, che viene fatta scenica. Quando poi allestiamo una scrittura scenica, certo. Un'altra cosa che volevo sottolineare vedendo anche i materiali che ho letto, voi portate in giro questo spettacolo anche molto nelle scuole. Lo spettacolo però, io vi chiedo, nasce come spettacolo di teatro adulto sempre con un occhio alle scuole, oppure pensate in primis, cioè quanto c'è, diciamo, di idea di appunto fare un lavoro anche poi importantissimo verso le nuove generazioni che magari
approcciano al teatro e alla vita, diciamo, da poco, e quanto invece spettacolo, teatro e tournée teatrale. Guarda, questa è una domanda interessante, giusto, perché allora, noi non facciamo mai niente smaccatamente per un pubblico di giovani e in realtà non è il nostro primo pensiero, ma non ci piace non sottovalutare mai nessuno e quindi tutto quello che facciamo, che parte come uno spettacolo, diciamo, per adulti, è assolutamente sempre fruibile da un pubblico, da parte di un pubblico giovane e a noi piace tantissimo portarlo ai ragazzi, proprio perché essendo la mission, quella della nostra compagnia, quella di fare un discorso sociale, civile, è fondamentale parlare di cose anche serie ai giovani, Certo. altrimenti non si aggancia proprio quel meccanismo per il quale uno può andare a teatro e divertirsi, ma anche vedere una cosa che porti a casa. Ecco, non è solo l'intrattenimento, ma fa il paio con un'aderenza sulla nostra realtà, quella che viviamo. Quindi Sì. ci piace tantissimo portarlo nelle scuole, questo come gli altri spettacoli. E poi se posso aggiungere, Brevemente. farlo nelle Siamo proprio. scuole è bello perché Certo, il immagino. pubblico scolastico non è, la loro attenzione non è mai gratuita, secondo me. E quando invece riesci a creare quella magia per cui respirano Cioè con te, quando ti diciamo non sei in controllano il scena, telefonino mentre c'è lo spettacolo, esatto, sì, e quello è bello, è un quello è. doppio Sì, riconoscimento. Va bene, brevemente, appuntamento prossimo a Roma, me l'avete detto, Abbiamo il vai, 16 e 17 con un dicembre, altro sì, spettacolo. sempre scritto e diretto da Rosario Mastrota, è Pane Nostro ed è un monologo di cui io sono Lui esce. l'interprete. Dove vi troviamo Al online? C'avete un sito, un certo, blog? compagniaragli.com Poi metto e anche un link qui. ok, e anche su Facebook abbiamo la nostra pagina Metto sempre di un link Compagnia qui. Ragli. E faremo questo spettacolo in questo spazio che si trova a Torre Spaccata dietro Cinecittà, che si chiama Teatro Città, centro di ricerca teatrale e musicale diretto da Patrizia Schiavo. Perfetto, io ringrazio. Ci Grazie. vediamo a Grazie a te, teatro. Un Simone. saluto a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.